Dolci barrette di zucca al cioccolato senza neanche un po' di farina. Andiamo a vedere come si preparano. Ciao, io sono Francesca Forcella Cillo, naturopata, nutrizionista e fondatrice di EnergyTraining.it. Qui ti farò scoprire che la cucina naturale fa bene alla tua salute, energia e longevità, ma è soprattutto semplice, divertente e gustosa. Ecco cosa ti occorre: della zucca tagliata a pezzetti e soprattutto già cotta in forno, senza nient'altro se non tegame, carta da forno e in forno diciamo una ventina di minuti fino a che è completamente tenera. Farina di cocco e scaglie di cioccolato crudo, albumi, olio di cocco, melassa o malto di mais, o malto di riso, cannella, sale marino e un pochino di lievito per dolci o per torte salate, la stessa cosa, senza fosfati, quindi naturale. Come procediamo? In un mixer iniziamo a versare la farina. Se non dovessi trovare la farina di cocco, puoi anche usare della farina, per esempio, di mandorle. L'idea è quella di non usare, questo è un dolce, ma nel quale cerchiamo di usare il meno possibile i carboidrati o le farine da cereali. Quindi o una farina di mandorle o potresti usare della farina, per esempio, di adesso si incomincia a trovare anche la farina di sesamo. Diciamo una farina di, o di semi oleoso oppure di cocco, in questo caso, che dà un gusto veramente molto 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 gradevole. Quindi farina, cannella, versa prima gli ingredienti secchi e aggiungi il lievito. Chiudi l'apparecchio e fai dare una mescolata. Poi a questo punto versa tutti gli altri ingredienti, quindi l'uovo, l'olio, la melassa o il malto. L'importante è che non sia miele perché lo dobbiamo infornare e quindi in questo caso il miele non è il caso perché non va mai riscaldato nel forno. Ultimo, aggiungi il cacao, così resta, diciamo, questo non lo faremo frullare troppo, in modo che rimane un pochino di pezzettini restano ancora. Una volta che il composto è pronto, lo versi in una pirofila dove hai sistemato della carta da forno. Quando
quando sarà cotto lo taglieremo in barrette. Lo inforni a 175 gradi in forno già caldo e lo tieni 30 minuti.